Hola amigo, ma come suona Tullio d'Episcopo? Ragazzi, con Tullio giù subito il cappello perché parliamo di una leggenda della batteria italiana, un personaggio unico nel suo genere come carisma, come attitudine sullo strumento, come influenza che ha avuto e continua a avere su generazioni di batteristi. E Tullio non è solo il batterista più famoso d'Italia, è un personaggio pubblico, ha fatto canzoni di successo, l'abbiamo visto mille volte in televisione. Tullio, cogliamo l'occasione per parlare della batteria, perché noi. Un aspetto molto affascinante è proprio il percorso che ha fatto per diventare questa star e la strada che ha aperto ad altri dopo di lui. Infatti, come faccio sempre nelle mie guide all'ascolto, ti farò sentire qualcosa, ma in questo video voglio anche fermarmi un attimo sul racconto della sua carriera e poi ti dico anche un aneddoto veramente incredibile che mi è successo con lui poco tempo fa. Tullio, lo sappiamo, è originario di Napoli, nato nel 1946, cresce in una famiglia dove la musica è di casa. Suo padre è batterista e percussionista, così come il fratello Romeo, scomparso purtroppo molto giovane, ma anche lui instradato alla batteria e a quanto pare super talentuoso. Tullio ama il jazz e si fa le ossa suonando in giro fin da giovanissimo, ma fare jazz di lavoro a Napoli è impossibile, non ci sono gli spazi. Così decide di trasferirsi al nord. Siamo alla fine degli anni 60, primi 70. Va a stare a Milano, dove continua a suonare nei club, si fa conoscere dai musicisti locali, si fa un sacco di gavetta, comincia a prendere i primi ingaggi. Con Tullio d'Episcopo alla batteria, Dodo Goi al contrabbasso, il brano Hector House. Ma soprattutto è qui che esce il carattere di Tullio, perché per un ragazzo giovane di Napoli vivere a Milano nei primi anni 70 non è uno scherzo. Anche solo trovare gente disposta a affittarti casa o a concederti un mutuo è un'impresa. E questa è la prima sfida vinta da Tullio: non mollare, rimanere anche se c'è razzismo, se c'è l'ignoranza, la diffidenza e anche l'invidia, perché Tullio suona da paura e forse a qualcuno dà fastidio che il ragazzetto del sud venisse a rubargli il lavoro. E infatti il suo telefono continua a squillare perché ha un talento semplicemente troppo grande per non essere notato. E nel 74, senza sapere per chi avrebbe registrato quel giorno, viene chiamato in studio a incidere questo pezzo dove si inventa una parte di batteria che rimane nella storia. Dalla seconda metà degli anni 70 d'Episcopo si impone e diventa il sessionman più richiesto. Lavora con tutti i big nella musica pop, ma senza mai abbandonare il suo amatissimo jazz. E adesso ti faccio vedere Tullio che suona jazz in tempi più recenti. Questo è un video dei primi anni 2000 dove suona da paura. Mamma mia, ragazzi, che batterista! Senti la tecnica, la musicalità, il controllo sullo strumento. Nel
Nei primi anni 80 entra nella band di Pino Daniele, uno dei momenti più alti nella carriera di Tullio batterista. Registra vari album e suona in tour, tra l'altro una band fantastica, e nel prossimo video ti faccio notare il lato altamente spettacolare, il modo in cui tiene lo strumento, come interagisce con i musicisti, proprio il modo in cui vive il palco. Tullio sta diventando un nome grosso anche a livello nazionale, ad esempio nell'86 è famosissimo il suo duetto con Billy Cobham alla Rai, con Pippo Baudo a presentare, quella sì che era TV. Lui, senz'altro, era il più grande, uno dei più grandi batteristi del mondo, quello che ha rivoluzionato la batteria negli ultimi anni, insomma, dal 70. Il primo nel mondo e il secondo. No, tu sei a Napoli.1988 è l'anno della svolta con Sanremo. Tullio si presenta con Andamento Lento, che non vincerà il festival, ma diventa comunque un tormentone, rimane in classifica per mesi e la sua immagine da quel momento cambia per sempre. Diventa una star a livello nazionale, ma la cosa bella, e anche qui noi batteristi dobbiamo dire grazie a Tullio, è che c'è sempre la batteria. Cosa voglio dire? Che la percezione della gente è sempre stata quella di un batterista che canta. Me lo ricordo quando ero bambino, guardavi la TV e se c'era Tullio c'era la batteria, sempre, che spettacolo. Pensa quanti ragazzini hanno iniziato vedendo lui suonare. È questo che intendevo prima parlando della figura oltre la musica. È proprio la storia quasi della rivalsa di un ragazzo che arriva da Napoli, che diventa la star nazionale della batteria e che nessuno può mettere in discussione da un punto di vista musicale, tecnico, stilistico, anche se non sono mancati critici nei suoi confronti, ma ovviamente quando è successo e hai una personalità così forte, è quasi inevitabile che succeda. Fatto sta che questo artista ha portato la batteria ovunque, va in TV e fa lo show con le bacchette, va a fare i concerti e cerca di divulgare la sua passione per il jazz alle nuove generazioni, fa ancora didattica nella sua scuola e ha insegnato a centinaia di ragazzi, molti dei quali oggi sono tra i batteristi più forti in Italia. Tullio rappresenta la batteria come la gente vorrebbe vederla. Intensa, spettacolare, passionale, e non può essere un fake. O ce l'hai o non ce l'hai. Se vuoi approfondire la sua storia, ho già fatto un altro video dove parlo del suo libro autobiografico, si chiama Tempo, molto consigliato, ti lascio il link in descrizione. Tra l'altro ci sono tantissime persone, anche che conosco, che hanno un vero rapporto di amicizia e di stima con lui, che potrebbero dire molto di più di quello che ti ho detto io, quindi ti invito a scrivere un pensiero o raccontare un aneddoto, ma ti voglio raccontare il mio. È successo circa 4 anni fa, il mio canale YouTube era ancora piccolino, 5 dicembre, era il giorno del mio compleanno, mi squilla il telefono, numero sconosciuto, rispondo, pronto? Bertonazzi? Sì, sono Tullio Di Piscopo. E mi ha chiamato perché aveva visto il mio video sulla recensione del libro che era appena uscito e mi voleva ringraziare di persona, si è fatto dare il mio numero da un suo allievo che mi conosceva. Sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere. Poi ci siamo sentiti tante altre volte, abbiamo fatto delle belle chiacchierate e spero anzi di vederlo presto e magari portarlo qui di persona. Comunque sia, Tullio, ragazzi, cosa possiamo dire? Prova a dire una cosa io in napoletano. Tullio, tu sì che tieni a cazzim!